Queste sono grotte artificiali. Ci troviamo a Villa Papafava, nel parco di Frassanelle, a Rovolon. La famiglia Papafava, ancora esistente, altro non è che un ramo cadetto della famiglia dei Cararesi, signori di Padova, fino al 1405. In quell'anno Venezia sconfisse Padova, prese i suoi territori e uccise ogni singolo membro della famiglia dei Cararesi. Il ramo cadetto dei Papafava riuscì a sopravvivere perché scappò a Firenze. Rientrati poi nella Serenissima, riuscirono a riottenere la proprietà Rovolona di Frassanelle. Questo perché formalmente non apparteneva alla famiglia dei Cararesi, ma era stata ottenuta tramite una dote. La villa è stata costruita a partire dal 1822 su disegno di Alessandro Papafava, che era anche architetto. Fece costruire la villa in un sobrio stile neoclassico, privilegiando gli aspetti pratici e riducendo al minimo le decorazioni. Il fratello Alberto Papafava era invece un pittore paesaggista e a partire dalla seconda metà dell'Ottocento progettò il giardino all'inglese. Tra i vari elementi presenti nel giardino, le grotte sono quello che stupisce di più. Concluse nel 1890, sempre su progetto di Alberto Papafava, si trovano esattamente al di sotto della villa. Le grotte sono del tutto artificiali, pur utilizzando materiale prelevato da una cava vicina. Stalattiti, stalagmiti, cunicoli, pozzi e un laghetto sono stati riprodotti come se fossero naturali. Questo tipo di elemento di svago, di moda in quel periodo, andava un po' a sostituire quello che una volta erano i labirinti. Oggi il parco e le grotte sono aperte al pubblico, mentre per la villa è possibile visitarla tramite tour guidati.